Buongiorno a tutti e benvenuti a questa seconda puntata di Schemata Community. Oggi abbiamo il piacere e l'onore di avere qui il dottor Antonio Apruzzese, prefetto con laurea in giurisprudenza. Già funzionario di polizia, ha diretto per anni la polizia postale e delle comunicazioni, prima a livello regionale e poi successivamente a livello nazionale. È esperto di protezione e sicurezza dei sistemi informatici. Ha poi prestato servizio presso il Ministero degli Interni come capo della sicurezza e poi per la presidenza del Consiglio dei Ministri. È stato poi prefetto nella sede di Alessandria. Quindi grazie, dottor Antonio Apruzzese. Le chiederei per iniziare se e quanto è stato utile, secondo lei, il bagaglio culturale e professionale che ha maturato durante l'iter universitario nell'ambito dell'attività di funzionario di polizia. Allora, innanzitutto grazie di avermi voluto qui con voi. È un piacere, un onore, soprattutto perché sono fasi molto importanti nella vita professionale perché è il momento del passaggio del testimone, no? E quindi si cerca di fare in modo che le nuove generazioni possano beneficiare al massimo di quella che è stata l'esperienza maturata. Quindi, ho studiato giurisprudenza e alla domanda rispondo che quel tipo di laurea, quel tipo di, diciamo, di approfondimento culturale è stato determinante nella professione che ho poi svolto sia in polizia che come prefetto. Per due branche fondamentali poi, allora, premesso che la sensibilità giuridica che si acquisisce nel corso di studi in giurisprudenza in generale è già di un'importanza decisiva, ma poi sono due i settori, due le branche giuridiche di grande importanza per queste due attività svolte. La branca penalistica è quella del diritto amministrativo. La branca penalistica, soprattutto nella prima fase della mia attività, è stata molto importante perché svolgendo attività, soprattutto all'inizio di polizia giudiziaria, una conoscenza profonda di quelle che sono i poteri, i limiti, i bilanciamenti, nel campo del diritto e della procedura penale sono di grandissimo aiuto. Di grandissima importanza è stata la laurea anche in un settore apparentemente poco rilevante, ma che poi di fatto non lo è poco importante, che è quello relativo alle famose misure di prevenzione, che vengono gestite proprio dai funzionari di polizia e che necessitano di una buona preparazione. Non solo nel diritto penale, ma soprattutto nel diritto amministrativo, perché poi le misure di prevenzione alla fine sono parzialmente di carattere amministrativo e parzialmente di carattere penale, perché per le misure più, diciamo, più pesanti interviene la magistratura, perché le applica la magistratura. Il diritto amministrativo è fondamentale in tutto ciò che riguarda l'organizzazione, la gestione e anche sul piano attivo, quindi dell'attività amministrativa, perché per esempio tutte le autorizzazioni di polizia sono il classico esempio di atto amministrativo, quindi tutto ciò che attiene alla verifica dei presupposti, all'applicazione, all'esecuzione. È una branca molto molto importante perché sono autorizzazioni ad altissimo livello di, diciamo, di sensibilità, sia perché vanno ad impattare sulla vita dei cittadini, si pensi alle autorizzazioni in materia di libertà di riunione, sia in materia per esempio di attività tra virgolette pericolose, quale la disciplina delle armi, la disciplina delle sostanze esplodenti, e tutte queste attività richiedono una conoscenza molto approfondita del diritto amministrativo. Certo, abbiamo detto tante cose in poco tempo. Per dare un ordine cronologico,
chiederei all'inizio della sua attività, di cosa ha iniziato a occuparsi? Allora, paradossalmente, tutti i giovani che intraprendono l'attività di funzionari di polizia e quindi cominciano a fare i commissari, esordiscono con una grandissima voglia di fare indagini, investigazioni, quindi penale a tutta birra. Quindi l'azione. L'azione e ma soprattutto la voglia di cimentarsi come dei nuovi Maigret o i vari personaggi che il cinema e i serial TV portano oggi alla ribalta, questi ruoli molto accattivanti sul piano della simpatia presso i giovani. Bene, a me paradossalmente fu affidato un incarico che all'inizio accettai con molta perplessità, ma che poi ho scoperto di fondamentale importanza per la mia formazione professionale. Fui nominato addetto alla cosiddetta divisione, allora si chiamava divisione di polizia amministrativa di una questura. E mi dovetti occupare di tutto ciò che era provvedimento amministrativo, dal passaporto, ad esempio, che si pensa sia una delle cose più semplici, ma che per esempio richiede una profonda conoscenza anche della materia civilistica. Pensate a tutta la complessità dei passaporti da rilasciare a genitori non separati con figli minori, e quindi c'è tutto, o comunque di passaporti da rilasciare a minori figli di genitori non in vigenza di matrimonio, quindi tutta una serie di complessi accertamenti. Poi le licenze, appunto, per le licenze amministrative, le licenze in materia di armi, le armi in materia di esplosivi, insomma, quindi estremamente un bel banco di prova che non mi aspettavo, che mi sorprese. Pensavo di fare subito indagini alla Sherlock Holmes, e invece dovetti fare diritto amministrativo, che è stato fondamentale nella mia formazione. Quindi possiamo dire che, visto che lei ha appena affermato che sono state fondamentali queste esperienze, che le sono servite poi quando successivamente ha approdato alla Polizia Postale e delle Comunicazioni, e nello specifico quali di queste le sono state maggiormente utili? Allora, nell'attività di polizia postale e delle comunicazioni, sostanzialmente nell'attività di polizia dei nuovi media, quindi di questi nuovi sistemi informatici, l'esordio è stato veramente complesso e devo sinceramente ringraziare una buona formazione universitaria, e in questo ancora l'importanza della facoltà, perché all'epoca il mondo, diciamo così, delle attività investigative nei cosiddetti reati informatici era un po' un settore da far west, cioè, perché erano le prime casistiche, c'era un sistema normativo ancora molto approssimativo che dopo è stato molto affinato, perché all'inizio bisognava muoversi in una materia complessa, complessa perché, per esempio, mentre è banale sequestrare un coltello o una pistola dove c'è stato un reato, trovare prove, mezzi di prova nel mondo digitale diventa estremamente complesso, perché sono prove o mezzi di prova di per loro natura estremamente volatili, che si possono danneggiare, e quindi tutte le problematiche di assicurare l'integrità, l'incontestabilità poi in fase di giudizio. Ripeto, all'inizio gli studi in giurisprudenza sono stati fondamentali, perché solo con una sensibilità abbastanza elevata in questo settore ci si poteva muovere. Quindi assolutamente utile. Ok, andando avanti poi nella nostra storia siamo arrivati al 2002.
quando lei è diventato direttore del compartimento regionale della Polizia Postale di Bologna, per poi diventare direttore nazionale fino al 2015. Ci può dire più nello specifico, per far capire a chi ci ascolta, quali sono le competenze, le responsabilità che una figura come la sua si è trovata a far fronte, a dirigere? Torno a ripetere, quell'attività è un'attività particolare perché riguarda da un lato, diciamo, il settore penalistico puro, per tutto ciò che attiene ai reati e quindi alla persecuzione dei reati in materia informatica. Dall'altro attiene anche alla, diciamo, gestione di sistemi di sicurezza, perché vengono affrontate anche le problematiche di sicurezza. La polizia in quanto tale, come organismo statale, ha questa duplice natura, no? Quella di svolgere attività di repressione, quindi in materia penalistica, e quella di prevenzione. Nel settore dei reati informatici, la prevenzione attiene alle condotte, ai comportamenti, alla strutturazione dei sistemi secondo certi canoni. E quindi anche lì la sensibilità non solo penalistica, ma anche sul piano del diritto amministrativo puro ha avuto un'importanza decisiva. Ok, per dare un esempio, se vogliamo dare un esempio di un caso che le è rimasto impresso, potrebbe dire qual è stata un'investigazione particolare al quale ha preso parte e poi qual è stato uno dei progetti più importanti a cui lei ha partecipato? Investigazioni, certo, Sempre in tema informatico, eh? investigazioni, guardi, paradossalmente terrei da parte tutto ciò che riguarda le investigazioni tecniche, perché va da sé che per certi tipi di reati informatici, non so, gli accessi abusivi, le frodi informatica ad altissimo livello, richiedono l'applicazione di certi, diciamo, processi, diciamo, comportamentali molto, molto rigidi sul piano del tecnicismo. Mi riferirei, lei mi ha chiesto un caso che mi ha colpito, che ricordo bene. L'applicazione dell'indagine informatica, tra virgolette, in un reato comune. Ricordo bene un caso famoso di omicidio a Bologna. Nel qual caso non si veniva a capo di nulla, non si riusciva a scoprire nulla. E la chiave la si trovò perché vennero fuori annotate in un computer di quello che poi verrà individuato, processato e condannato con pena passata in giudicato per quell'omicidio, di un computer che peraltro non era diciamo, nell'ambiente sulla scena del crimine, ma era depositato in una cantina. E funzionava come server, quindi era connesso al computer e sul quale vi erano delle prove inequivocabili di quello che era il movente del delitto, che era un movente di carattere economico, perché dall'analisi di quei computer venne fuori che c'era un rapporto, diciamo, economico-patrimoniale tra criminale e vittima che forniva la chiave di lettura dell'omicidio. Caso veramente interessante. Magari se avremo il piacere di intervistarla nuovamente parleremo di altre esperienze che sicuramente lei ha vissuto e che potrà raccontarci se vorrà. Ma adesso
visto che comunque molte delle persone che ci seguono sono persone che stanno studiando, hanno conseguito da poco la laurea, vogliamo dare a loro un contributo chiedendole se lei vuole fornirci su utile consiglio, quali che secondo lei sono i pareri, le indicazioni, i consigli per chi vorrebbe entrare nel settore della sicurezza informatica e nel settore della gestione dei processi di digitalizzazione. Allora, questo ambiente del cui lei ha fatto cenno è un ambiente tra i più delicati e più importanti oggi. Lo è perché la gestione e il governo di questi sistemi sono diventati momenti decisivi nella vita dei singoli, nella vita delle aziende, nella vita delle grandi organizzazioni pubbliche, nella vita degli stati. A giovani dell'ultima generazione come voi ciò diventa intuitivo. Ciascuno di voi che è un nativo digitale sa bene che se uno non si gestisce bene diciamo così, il computer, l'insieme di tutti i giocattolini con i quali viviamo tutti i giorni, rischiamo di grosso. Le aziende lo stanno scoprendo amaramente sulla propria pelle perché gli errori si pagano e si pagano in maniera molto costosa. Il sistema pubblico corre rischi ancora più grandi perché, le faccio un esempio, basti pensare alle conseguenze negative che sono scaturite dall'ultimo episodio che ha interessato il sistema sanitario pubblico del Lazio, che ha portato al blocco e quindi all'impossibilità per quel sistema di erogare prestazioni in materia di sanità pubblica. Tutto ciò crea problematiche di grandissima rilevanza. Allora, gestire questi processi, torno a ripetere, a livello di individui, a livello di aziende o di organizzazioni, piccole, grandi o statuali, richiede una particolare sensibilità. Una sensibilità che io continuo a dire in maniera estremamente serena e tranquilla, che una buona laurea in giurisprudenza può fornire, perché alla fine è l'approccio manageriale a queste attività che fa vincere la battaglia. E la laurea in giurisprudenza fornisce quell'insieme di capacità, di sensibilità generali che poi alla fine diventano determinanti. Normalmente si è convinti che i principi di managerialità sono tipici delle discipline di carattere economico. Sicuramente è così, ma l'attività manageriale non è solo un'attività di mera economia. L'attività manageriale è anche un'attività di gestione di persone, è un'attività di gestione di persone spesso e quasi sempre deve essere svolta attraverso l'utilizzo di strumenti giuridici che quantomeno danno il quadro generale di quelle attività. Quindi assolutamente di grande utilità per poter svolgere questo tipo di attività. Sempre in tema di università o corsi post-universitari, secondo lei i corsi accademici post-universitari possono essere utili per trasmettere delle conoscenze e magari in parte delle competenze utili per arrivare poi maggiormente preparati per affrontare un percorso lavorativo all'interno delle attività della polizia postale, dei percorsi di trasformazione digitale? Assolutamente sì. Tutto ciò che vuol dire approfondimento, specializzazione, quindi frequenza di master, di corsi abilitanti specialistici,
ha una grandissima importanza. Purché non si perda di vista la chiave di lettura di base, che è quella di una forte, capacità di visione generale, che si acquisisce appunto con lo studio accademico iniziale. Lo studio accademico iniziale è quello che ti dà l'apertura che poi ti consente di essere, di vedere bene il fenomeno di natura civilistica, penalistica, amministrativistica. È chiaro che dopo ci si specializza, però l'importante per comprenderci, la similitudine la si può fare con il settore medico. Un buon medico è innanzitutto un buon medico, tra virgolette, di base. Perché nel momento in cui ti visita, perché ti rivolgi a lui, è in grado immediatamente di individuare qual è il settore o la branca della medicina di cui tu hai più bisogno in quel momento. Magari può non essere un mago della cardiologia, un mago della neurologia, però sapere che per quella problematica devi andare in quella direzione. La stessa cosa accade poi in queste specializzazioni per queste attività che riguardano l'informatica, la tutela, la sicurezza dei sistemi informatici. L'importante è avere una buona preparazione di base, che è quella che una buona laurea in giurisprudenza sicuramente fornisce. Secondo lei, quali sono le soft e le hard skills più rilevanti che un soggetto deve possedere o dimostrare almeno di avere per poi essere sviluppate nel tempo per lavorare in questo tipo di settore? Guardi, paradossalmente, non è la grande preparazione e cultura tecnica, diciamo così, di partenza. Cioè, io parlo di esperienze che ho vissuto, sia lavorando a contatto con organizzazioni che operavano nel settore della sicurezza, quindi nella gestione manageriale delle problematiche di sicurezza, sia anche di esperienze dirette, sia in quello che è stato il settore, il comparto delle indagini informatiche, sia anche la gestione, io dico, di casa, perché bisognava anche gestire la sicurezza dei nostri sistemi informatici. Bene, il bagaglio di strumenti, la famosa cassetta degli attrezzi di cui ognuno dovrebbe dotarsi, non è pesante e importante appunto in ragione della sua pesantezza, in ragione dei tanti strumentini che tu hai inserito lì dentro. Conosci benissimo come funzionano i cookies, conosci benissimo come funzionano il meccanismo delle app e tutto il resto. E soprattutto la capacità di avere la prontezza di saperti orientare in quello che sicuramente all'inizio è un campo aperto, che è un campo aperto e che non quasi mai presenta la soluzione speciale per il singolo caso. Allora, riassumiamo l'utilità di questi corsi e di tutto il resto. Quando la giovane risorsa che viene assunta colpisce e diventa risorsa importante, per non dire indispensabile per una struttura, quando chi gestisce quella struttura si accorge che quella persona, quel giovane, ha la reattività. Cioè, non è il tipo che dice io quell'app te la sistemo perché so come funziona l'app. Bene. Ti può andare bene il colpo sulla singola app, ma il problema è quando si crea un problema per cui tutti ci si guarda in faccia e si dice: bene, adesso cosa facciamo? Allora, molto spesso, soprattutto dalle nuove generazioni, vengono questa sensibilità che consente di cominciare a muovere i primi passi, io dico nell'ignoto, quando cioè devi cominciare proprio
cominciare ad accendere le prime luci nello scenario, se no non si capisce nulla. Questa reattività, questa disponibilità si acquisiscono, si maturano con un discorso, ripeto, di sensibilizzazione di base. Lei ha detto veramente tante cose, la sua carriera è così lunga e importante che è impossibile descriverla e raccontarla qui oggi in un unico video. Per concludere, però, voglio chiederle a chi si sente di consigliare questa professione e per quali motivi, visto che si pensa sempre alla laurea in giurisprudenza come un percorso naturale che porta alla professione canonica di avvocatura, magistratura, notariato, che sicuramente sono figure importantissime. Ma abbiamo scoperto con lei oggi, grazie a lei, un approccio totalmente diverso verso anche l'innovazione. Quindi, secondo lei, chi tra quelli che ci ascolta oggi a casa può pensare di affrontare un percorso di questo tipo? Allora, premesso che le attività, come dire, di studio e di approfondimento professionale classiche continueranno ad avere sempre e comunque la loro valenza, la loro importanza, il loro significato, c'è da dire in maniera, io ritengo a questo punto, assolutamente non contestabile che qualunque tipo di attività, diciamo così, di stampo, di impronta giuridica, oggi si voglia avviare, necessita di una sensibilità per queste nuove materie. Questo proprio per cercare di fornire al professionista del diritto, perché tale è chi si laurea in una facoltà di giurisprudenza, una sensibilità in grado di, ripeto, torno su un argomento appena accennato. Quando ci si trova davanti al buio per una situazione che coinvolge l'utilizzo dei sistemi informatici, e ci può avvenire, penso all'avvocato nel mondo della materia penale, che è il caso classico delle indagini o di casi che riguardano l'informatica, ma uno pensa l'avvocato civilista. L'avvocato civilista può avere terreni sconfinati diciamo, di applicazione che interessano queste materie. Pensi soltanto all'enorme mondo del sistema di responsabilità civili, appunto, che possono scattare in connessione con, diciamo, l'utilizzo dei sistemi informatici. Ma in tutti i sistemi, lei ha accennato anche alla professione notarile. Ora, fino a ieri, forse non c'era attività come quella notarile, che era più, diciamo, decisamente bloccata e orientata in certi canali molto rigidi. Cioè il notaio, quello che ha fatto sempre il notaio e continuerà a fare il notaio. Ma oggi, ad esempio, si cominciano a prendere seriamente in considerazione tutte l'ipotesi di applicazione dell'informatica ai sistemi di archiviazione. Il mondo sta cambiando in tutte le Sta professioni. cambiando, cioè basta pensare ai sistemi di blockchain oggi, e quindi uno può immaginare di tutto. Quindi, ripeto, la laurea in giurisprudenza apre comunque delle grandi opportunità. Noi siamo felici di poterlo Certamente dire. sì. E siamo altrettanto felici per l'intervista che lei ci ha concesso oggi. Per questo motivo noi di Scamata ci teniamo ad omaggiarla con due presenti. Il primo è questo manuale scritto dalla nostra fondatrice Francesca Molinari, edito da Grazie. Giuffre, sul tema dei procedimenti alternativi per i reati minori. E il secondo è il nostro nuovo prodotto che abbiamo realizzato a partire da quest'anno in co-branding con Tucano, in partnership con Elsa Italia, che vorremmo che lei tenesse con lei per ricordarsi di noi, della community e in segno di invito per una nuova intervista e nuovi approfondimenti sulla sua carriera, se vorrà raccontarcela. Grazie. Grazie a lei, noi vi salutiamo e ci vediamo alla prossima puntata.